nella Pigna oggi perché non bisogna dimenticare la nostra storia. Ma assolutamente no, anzi, bisognerebbe cercare di recuperare alla città di Sanremo, quella che noi convenzionalmente conosciamo, anche la parte della Pigna, che un tempo era il cuore pulsante di Sanremo. Oggi la Pigna l'abbiamo lasciata andare. Ecco, noi di Futura Sanremo cerchiamo anche con iniziative, forse molto personali, perché vedo che in giro ce ne sono poche di questa natura, e lo dico anche con una certa presuntuosa soddisfazione, cerchiamo di fare in modo che le persone capiscano che la Pigna non sia più un luogo in cui magari aver paura, ma un luogo in cui poter tornare felicemente con le famiglie e in cui potersi anche divertire. Ed ecco la passeggiata con gli amici. Una passeggiata con gli amici perché cerchiamo, sempre noi di Futura Sanremo, di collegare alle idee le iniziative concrete. Cioè non vogliamo che le nostre idee rimangano semplicemente dei meri sogni, dei vuoti sogni. Cerchiamo di riempire queste idee con dei contenuti concreti. Per esempio la passeggiata è sicuramente uno di questi. È stato interessantissimo scoprire addirittura una cisterna sotterranea mediante la quale l'acqua alimentava la cosiddetta fontanassa. Anche qui ci hanno dato delle interpretazioni molto interessanti, ma soprattutto sconosciute, anche per uno come me che ama comunque sia la Pigna. Per questo ringrazio la professoressa Anna Blangetti e Giacomo Mannisi che ci hanno in questo modo così colto e interessante accompagnato. Fra pochissimo, fra poche ore è Natale. Qual è il suo augurio alla città? Allora, un augurio accorato, appassionato nei confronti della città che amiamo tantissimo. Sanremo per noi resta la città del cuore, della nostra giovinezza, dei nostri sogni, ma soprattutto la città del futuro. Quindi auguri a Sanremo e auguri anche un po' a Futura Sanremo.